La luce dell'avanguardia, la luce dell'audacia. Parigi, riuscireste a immaginarla senza? Se avessimo seguito le regole, Se ci fossimo piegati a chi voleva distruggere questa strana impalcatura. Questa luce potrà mai essere spenta. Certamente no. DS7 Crossback, dall'audacia nasce l'eccellenza. Caffè. Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. <ride> Ma che avete da ridere voi due? Eh? <ride> Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. <ride> sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico 800 030407. Runners Pescara con noi, Pietro Nardone. Ciao Pietro, ciao Paolo, ciao. Pietro Nardone, presidente di Runners Pescara. Intanto ci scuserete intanto per gli occhiali da sole, ma per fortuna c'è un sole bellissimo a Pescara. E poi anche il luogo dove ci troviamo perché siamo sul lungomare sud di Pescara, vicinissimi allo stadio, Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, che ospiterà tra qualche giorno, il 12 maggio, la sesta edizione della maratonina del mare. Beh, I lavori sono nel pieno corso. Pietro. Beh sì, ormai diciamo abbiamo concluso la parte promozionale che abbiamo fatto fuori da, dall'Abruzzo e oggi praticamente stiamo organizzando quello che sarà lo staff e saranno i volontari che ci daranno una mano per quanto riguarda l'organizzazione della gara. E oggi già sul sito di Endu siamo a 600 iscritti rispetto all'anno scorso abbiamo un 10% in più, quindi quest'anno noi vorremmo fare qualcosina in più dell'anno scorso e mettiamo il Soldato a 1600, così evitiamo magari di, di stare fuori. E per quanto riguarda la, la gara, quest'anno speriamo che il tempo ci assiste, non... Che abbia un, un caldo pazzesco, però ci siamo attrezzati anche per, per i ristori, sono quattro ristori. Il percorso, come già ha spiegato Enrico, è, si snoda nella città e diciamo che il 50% è in ombra, questo per, per agevolare il, un eventuale caldo che il 12 maggio si potrebbe verificare. Ecco, Pietro Nardone ci ha anticipato. Allora diamo subito la parola a Enrico Leone, che è responsabile del percorso, nonché vicepresidente. Diciamo. Nonché vicepresidente, esatto. Enrico. Enrico, il percorso è fondamentale. Allora, il percorso è quello dell'anno scorso, una 21 km che si snoda per tutte le vie della città, nelle vie principali della città. Quindi abbiamo la mitica Corso Umberto, ma poi anche Corso Vittorio, Venicola Fabrizzi, Quindi è un percorso di una 21 omologata Fidal, eh, dove abbiamo avuto un buon riscontro l'anno scorso e speriamo di averne anche quest'anno, anche perché già rodati da quello che è questa, questa nuova questa nuova diciamo, veste della maratonina diciamo nel percorso ci si avvalora della collaborazione del, delle macchine touring del Diablo che ci daranno musica e quindi diciamo, noi cercheremo di mettercela tutta per dare ristoro e incitamento a tutti gli atleti. Speriamo in una cornice di pubblico che sia partecipe per Pescara, anche perché queste cose vanno avvalorate per portare sulla nostra città. Diciamo. Eh, Rispetto, rispetto all'anno scorso ci sono variazioni? No, e che difficoltà devi superare? No, non ci sono variazioni, il percorso è lo stesso, abbiamo tre misure per quanto riguarda la 21, la 10 non competitiva e abbiamo anche la camminata, una 6, una 6 km di camminata. No, il percorso è lo stesso, non è variato nelle, nelle, nelle sue... Nelle sue né altitudini né strade né percorrenze. Diciamo, le sue difficoltà possono essere quelle due piccole sul ponte Flaiano. E, e diciamo, le, ma, ma, non, ma diciamo che rimane quello. Non ci sono. È un pianeggiante, diciamo. La città di Pescara vi ama. Te ne sei accorto anche insomma, nelle, nelle passate edizioni. La, la città di Pescara ci ama, ci conosce, ci vede tutti i giorni, siamo sulla riviera, ormai ci conosce, ne siamo, ormai è una squadra di, di 200 atleti e ci, vediamo, ci vedono diciamo, dappertutto e per la città. E certo eh, ci sarà qualche piccolo disagio, vabbè che partiamo la mattina, però queste cose valgono la pena farle, diciamo, così ci facciamo anche conoscere, facciamo vedere la nostra città, ma per tutto, per l'economia, per tutto. Diciamo. Tu sei anche un maratoneta, eh, diciamolo, no? perché magari qualcuno non lo sa e pensa che tu faccia questo 360 giorni l'anno, non è così? No, 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 assolutamente, io corro insieme alla squadra, non corro nel giorno della mia gara, della nostra gara, però diciamo, corro in giro, faccio maratone anch'io, siamo in giro sempre, durante tutto l'anno, cerchiamo di, di, di coprire dal nord fino al sud tutte le gare più importanti che ci sono sul territorio. Eh, abbiamo ascoltato Enrico Leone che ringraziamo. Tu poco fa stavi parlando della promozione in tutta Italia di questa gara che voi fate ma la fate davvero bene perché voi andate in giro concretamente nei mesi precedenti per cercare di coinvolgere un eh, alto numero di podisti. Ci state riuscendo in questo senso il marketing è fondamentale. Beh certamente, diversamente ah. mh, la gara non prenderebbe un, un indirizzo diciamo, nazionale. Eh, questo ormai l'abbiamo sperimentato già da alcuni anni e quest'anno abbiamo allargato inserendo Parma e Firenze nella nostra promozione. Eh, dovete pensare che la promozione per noi ha un costo perché gli spazi che noi prendiamo all'interno di questa Expo eh, sono, sono, si pagano. Certo. Eh, quest'anno abbiamo fatto Roma Ostia, Roma Marathon, Parma, Firenze, Venezia, Napoli, eh, Barletta. Ne abbiamo fatti diversi. Perché questo? Perché noi dall'Abruzzo, da una statistica fatta, riusciamo a coinvolgere non più di 700-800 atleti. Per cui la differenza la dobbiamo cercare fuori. Dal Lazio riusciamo a far venire, che molti ci dicono come fate a far venire i romani a Pescara, riusciamo a far venire circa 300. Dalla, dal, dalle Puglie altre 100, dal Calania 150, quindi coinvolgiamo tutto quello che è il, i confini del nostro Abruzzo. Ehm, noi quando andiamo in giro fondamentalmente pubblicizziamo Pescara, perché l'immagine innanzitutto della nostra manifestazione è il ponte e sono le immagini della città, per cui a noi facciamo conoscere Pescara e chi viene a Pescara quasi sempre, eh, poi lo potete vedere sui commenti di Facebook, sono entusiasti della città oltre che all'organizzazione. Senti Pietro, andiamo a conoscere alcuni dei, dei tuoi, dei vostri collaboratori. Enrico, lo abbiamo già ascoltato, il vicepresidente, però... Ogni persona di riferimento che adesso ascoltiamo ha il suo spazio specifico. Siccome la manifestazione del 12 maggio in realtà comincia prima, comincia anche con l'Expo il giorno 11, c'è la responsabile Cristina Petrilli che ci dice tutto. Anche quest'anno Cristina Petrilli la gara non è soltanto la domenica ma si comincia prima e tu ne sai qualcosa. Sì, l'11 di maggio abbiamo organizzato l'Expo al centro di Pescara eh, a Piazza Muzi vicino alla stazione. Della, della nostra città. Eh, L'Expo è stato organizzato più o meno come l'anno scorso: salendo fatta la scalinata a destra troviamo un box informazioni eh, dove le, mh, le persone possono chiedere qualsiasi info e anche per le mh, persone che hanno riscontrato delle problematiche con la loro iscrizione, noi eh, siamo a disposizione. E a fianco possiamo ritirare il nostro pettorale, sia per la 10 km, quindi la gara non competitiva che per la mezza maratona. Proseguendo per il percorso obbligato possiamo, troviamo allestito uno stand con i vari prodotti inerenti alla corsa e al cibo, che, vari prodotti tradizionali. E, oltre a quello ci, sarà, ci sono la presentazione di varie gare locali, nazionali e internazionali come quella di Valencia e tutte le persone intenzionate a partecipare a una di quelle maratone possono iscriversi e avere magari anche un prezzo agevolato. Eh, proseguendo per lo stand eh, conosceremo i nostri pacemaker e anche al ritiro del nostro pacco gara che sono due bellissime magliette eh, disegnate dal nostro presidente Piero Nardone. L'Expo è un modo per stare insieme, per conoscerci e per dare anche la possibilità alle persone trovandosi in una posizione strategica di, di, di conoscere noi, ma anche la città Pescara che si presta a questa manifestazione per me bellissima. Per chiudere, l'anno scorso Expo, come la gara del resto, è stato un grandissimo successo. Quest'anno cosa vi, vi aspettate? Noi prevediamo sicuramente un numero elevato di iscritti, ma ad oggi già ci troviamo a buon, a buon punto. Eh, siamo all'incirca sui 600 iscritti e quindi diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino siamo messi bene. Beh, anche... L'idea Expo che avevate avuto qualche anno fa e che state sviluppando sempre di più eh, vi rende un po', non dico unici, ma sul panorama abruzzese siete rari, rarissimi. Beh, la nostra organizzazione in Abruzzo sicuramente è l'unica, non ci sono altre manifestazioni che hanno questo stampo. Poi l'Expo abbiamo preso la decisione di farlo in quella maniera perché eh, con l'afflusso di circa 2.000-2.300 atleti eh, abbiamo bisogno di spazio, di organizzazione. E poi quest'anno per esempio abbiamo avuto richieste per l'Expo di, di persone che credono nel nostro, nel nostro progetto eh, anche, e abbiamo, diciamo, le, eh, le, le domande sono finite, non abbiamo più spazi all'interno dell'Expo. Il posto si presenta anche molto bello, che è il mercato coperto, che è il, al centro di Pescara, che è il cuore. Questo sempre per dire che noi sposiamo sempre la causa di Pescara. Per noi è importante che il podista ci identifichi con Pescara. Senti Pietro, le altre realtà podistiche dell'Abruzzo come rispondono? Non solo a livello di Expo, ma anche a livello di eh, collaborazione o quantomeno partecipazione emotiva alla gara. No, noi diciamo che come, come, come adesioni e come diciamo eh, all in, in Abruzzo abbiamo intanto instaurato un rapporto di amicizia con le altre realtà, e anche perché poi noi la nostra squadra che di circa 250 atleti comunque partecipa, porta il messaggio anche della nostra gara in giro, per cui diciamo che già adesso abbiamo, abbiamo visto che ci sono delle adesioni di, di, queste, di queste società abruzzesi. Conosci Elvira Xete? Eh beh certamente, ormai. Viviamo insieme da parecchio tempo, quindi sicuramente sì, anzi importantissima perché all'interno della società è quella che mantiene il ruolo più importante, che è la tesoreria, che è fondamentale. E in questo caso l'abbiamo intervistata come colei che gestisce i volontari della gara. Beh, Elvira. Volontari? Tanti, anche quest'anno. Sì, tantissimi, ne abbiamo bisogno per eh, la buona riuscita della gara, è indispensabile diversi gruppi, la partecipazione di diversi gruppi volontari. Lungo il percorso abbiamo Tre Ristori dove ci aiutano i ragazzi di varie scuole. A Piazza Salotto ci saranno i ragazzi della scuola Nostra Signora. Eh, vicino al Ponte del Mare l'Istituto Ravasco e dietro lo stadio eh, il gruppo scout di Francavilla. Senza il loro entusiasmo, sicuramente i corridori mancherebbero un pochettino la buona partecipazione. Poi abbiamo bisogno dei, dei volontari sia nell'allestimento dello stadio, che è un grande lavoro nell'Expo dove organizziamo la consegna dei pettorali, la, la presentazione di varie maratone e quant'altro. I volontari ci servono anche per, eh, nello stadio per la, il deposito borse dove ci aiuta l'associazione liberamente eh, con i ragazzi down che assicurano gli atleti eh, che non debbano lasciare le borse per il ricambio dentro le macchine ma possono usufruire questo servizio. E poi altri, altre parti durante il percorso dove senza i volontari non potremmo garantire la buona riuscita. Per cui chiunque voglia di partecipare e aiutarci ci può scrivere a segreteria .it. Tutti i volontari a fine manifestazione prenderanno il sacchetto Pacco Gara con maglietta, gadget e la medaglia di partecipazione. Pietro Nardone, ma quanto è bella Pescara? Noi stiamo registrando qui in uno dei posti più, più belli di Pescara, il Lungomare, in questo caso il Lungomare Sud. È già solo per questo un bigliettino vincente per la vostra gara? Eh certamente Pescara è un, è un bigliettino vincente. Poi questo posto qui è praticamente è la partenza. La partenza, circa siamo qui a 7-800 metri, per cui qui ci sarà veramente un fiume di atleti che correranno. E, oltre a questo posto qui noi facciamo tutto il lungomare passiamo dei posti bellissimi basta dire corso vittorio Emanuele corso umberto quindi diciamo noi abbracciamo proprio tutta la città di pescara non passiamo la città vecchia però per il resto noi la, la abbracciamo tutta diciamo. voi che correte diciamo un po in tutte quante le parti d'italia e non solo no eh, riuscite a trasmettere proprio questo, perché molti non lo sanno, molti pensano e danno per scontato che correre magari qui in questi posti davvero ideali sia una cosa normale, ma magari nelle altre città quando ci vai ti rendi conto che hanno qualcosa, magari hanno anche qualcosa in più per carità, ma su certi aspetti hanno qualcosa in meno. Beh certamente noi diverse gare facciamo fuori dall'Abruzzo dall e diciamo che il nostro percorso rispetto alle altre gare ha qualcosa in più perché noi abbiamo 10 km e mezzo nella città, ma sono nella città, alcuni invece hanno un percorso che magari va fuori la città, non è molto bello. E poi Pescara, voglio dire, in, il, il, a maggio è anche un periodo bello. Non ti chiedo se conosci Teresa Sanmarone perché la conosci sicuramente, siamo arrivati adesso a parlare dei pacemaker, eh, i pacemaker sono coloro che danno, lo diciamo sempre ogni anno, che danno il ritmo ai vari podisti in base alla loro fascia di, di crono che vogliono raggiungere come risultato finale, anche questo è un eh, momento strategico della gara e soprattutto in questo caso di chi gestisce i pacemaker. Teresa, ci si allena per diventare pacemaker? Eh, ciao Paolo, ci si allena, si diventa bravi correndo e anche cioè proprio allenandosi no, però partecipando più gare si fanno e diciamo, meglio si tiene il tempo, penso. Quanti sarete? Quanti saranno? Allora, eh, i pacemaker partiranno da 1 ora e 30 fino ad arrivare a 2 ore e 30, perciò eh, chiunque dal più veloce al più lento avrà il proprio angelo custode. Eh, possono correre senza pensare, lasciando a casa il Garmin, Polar, qualunque accessorio di orologio non vi servirà, ci saranno loro ad accompagnarvi e non vi svelo i nomi perché l'anno scorso erano tutti più o meno regionali o comunque a Quest'anno li abbiamo presi un po' in giro per i vari nostri giri sponsor, un po' a Roma, un po' a Napoli, Sono, provengono da tutta Italia quest'anno i Peser. Ma tu lo utilizzi questo fantomatico strumento, che poi è questo, eh? tanto e per essere chiaro: che poi è questo, cioè non, non facciamo pubblicità alle marche, no, no? No, ma no, tu lo utilizzi abitualmente? Allora, eh, abitualmente, se faccio il paeserio sì, lo utilizzo perché devi accompagnare le persone, allora lo fai nel migliore dei modi. Eh, diciamo che essendo io lenta lo utilizzo perché durante le gare c'è un tempo limite, mettiamola in questo modo, e avendo un tempo limite io devo rientrare nel range di tempo limite, ma se è per una questione di fare il miglior tempo o stare troppo appresso ai tempi, diciamo di no, mettiamola così. Chiudiamo dando un consiglio, sì. quello che ti senti di dare? Il consiglio, godetevi la giornata, speriamo che sarà bella come lo è stata l'anno scorso. Divertitevi e apprezzate il percorso nel milione dei modi. Eh, eh sì, Pietro Nardone, perché tu per essere pacemaker, tu Teresa Sanmarone, insomma, eh, devi essere innanzitutto tu un runner. Eh, altrimenti che tempo dai? Eh assolutamente sì, questo sì. Noi, noi diciamo che i pace da... Dall'anno scorso abbiamo proprio fatto una, una struttura, cioè anziché usare i palloncini come fanno tutte le gare qui in Abruzzo, noi usiamo le bandiere e, e, e Teresa cura eh, questo aspetto. E questo, questi pace li abbiamo anche utilizzati in altre gare, per esempio San Benedetto sulla nostra mezza portava i pace nostri, cioè le nostre bandiere. Diciamo che questo è anche uno strumento che noi usiamo per pubblicizzare la gara all'interno di un'altra gara, anche Barletta. Noi quest'anno per cercare di coinvolgere il più possibile e allargare un po' di promozione abbiamo fatto il triplete, che è un'idea che è, un è benvenuta sulla fascia adriatica, coinvolgere le tre mezze più importanti, cioè Barletta, Pescara e San Benedetto. Questo Devo dire che chi ha aderito al mio progetto sono rimasti contenti perché noi a San Benedetto abbiamo portato 130 persone che non sono dell'Abruzzo, sono di fuori Abruzzo. Senti, adesso vogliamo raccontare anche un'altra piccola storia perché comunque lo conosciamo bene, un vulcanico dirigente sportivo Domenico Donofrio che però ci racconta anche un'altra storia. Non poteva mancare il presidente storico onorario adesso Domenico D'Onofrio, Domenico Ben rivisto, eh, che edizione sarà? Un'edizione un po' particolare, un'edizione che prevede qualche novità sì, sì, la sesta edizione la gara è abbastanza consolidata anche a livello nazionale. Siamo conosciuti eh, dappertutto dove siamo stati quest'anno a fare promozione. Eh, sarà un anno un po' particolare perché diciamo che e nelle varie gare tipologie di gare abbiamo inserito una 6,5 minuti la passeggiata per tutte le famiglie che ho voluto dedicare a mia sorella che è venuta a mancare ad agosto quindi Maria Grazia era una volontaria dal primo anno quindi che ci dava la mano tutti gli anni qua allo stadio e purtroppo quest'anno dopo quello che è successo abbiamo, ho cercato di, di creare questo nuovo evento nell'interno della, della gara quindi una passeggiata a cui invito tutti i e le famiglie, le persone che vogliono vivere quella domenica in maniera gogliardica, eh, si partirà dal, dallo stadio, si andrà verso il comune di Pescara, poi si girerà a destra e si prenderà il lungo fiume per tornare allo stadio. Saranno circa 6 chilometri da fare tranquillamente passeggiando e il ricordo resterà vivo per Don Maria Grazia. Appunto la nostra volontaria principale che è scomparsa. Grande Domenico, non si molla, non molli nemmeno tu, sei arrivato a 80 maratone corse, dove vuoi arrivare? Calma intanto. Eh, Quest'anno, domenica scorsa a Roma eh, ho corso la 80 maratona, la prima era stata quella di Roma, 8 eh, anni fa, quindi alla fine... In otto anni sono riuscito a recimolare una ottantina di gare fra Maratone e Ultra. E fin quando c'è la, la voglia di correre mi diverto, continuerò a farlo, altrimenti poi faremo una squadra di bocce, ce l'abbiamo detto, quindi <ride> ci rilasseremo. Pietro Nardone, presidente Runners Pescara. Abbiamo ascoltato il presidente onorario, è un vulcano, no? Domenico D'Onofrio, certo. Certo 80 Maratone, però comunque un vulcano che non si esaurisce nemmeno dopo 80 Maratone. Beh certamente domenico non lo scopriamo oggi, ehm, lui è fondamentale, è stato fondamentale per il anni e Pescara, se no oggi non staremmo qui, perché è uno che ha passione, che ha voglia, che ha centomila idee e poi diciamo che senza di lui questa gara non si può fare. È vero che il Presidente Onorario ma giustamente lui dopo... Dopo cinque anni eh, ha passato mano anche perché magari gli interessi eh, sono diversi, però è rimasto sempre a fianco a noi e noi abbiamo allargato um, un gruppo che fa parte del direttivo. Che oltre a essere siamo amici, ma che abbiamo voglia di fare perché chiaramente in una società ogni tanto il ciclo cambia: ci vogliono delle persone nuove che hanno interessi nuovi e, che, e così la società va avanti, se no finisce. Come è organizzata, siamo nella fase di chiusura di questa puntata, di, eh, parliamone di presentazione della Maratonina del Nare, come è organizzata adesso la struttura di Runners Pescara? Runners Pescara, io sono il presidente, Domenico è il presidente onorario, Enrico è il vicepresidente, Teresa è consigliere, Elvira è tesoriere e si occupa della segreteria. Poi abbiamo Cristina che si occupa dei social, abbiamo Piero Costalter che ci cura le classifiche, quindi ci sono anche altre persone intorno a noi che ci danno una mano, ma diversamente, una società come la nostra, non dico che è un'azienda perché è una parola grossa, però è un'azienda, cioè bisogna dedicare. Io dedico alla società fisso due ore al giorno. Diversamente, non si può fare. Ci vediamo beh, non il 12 maggio, ma diciamo anche l'11 maggio, così dai tu gli appuntamenti e chiudiamo in bellezza. Benissimo. Grazie, grazie a voi di averci ospitato, Pietro Nardone, Runners Pescara, parliamone.